Eccoci qua, il respect! E allora siamo in diretta. Torna un altro ospite dalle nostre parti per questo venerdì. Il tempo è brutto, bisogna andare in palestra, bisogna ritrovare il fisico, visto che l'abbiamo perso magari durante le feste di Natale. Per questo, per raccontarci come si può fare, c'è un personaggio che poi vi spiegherò quanto può essere importante. Intanto ve lo presento. Lui si chiama Giovanni Diogratias del VIP Center di San Benedetto del Tronto. Buongiorno. Buongiorno, ciao Antonella, come stai? Io sto bene, sto molto bene, anzi devo ringraziare il cielo, neanche un raffreddore, neanche un mal di gola, ma come faccio? Forse qualche trucchetto ce l'ho, però. Assolutamente sì, magari perché frequenti un centro benessere a caso. Esatto, perché poi insomma stare bene col corpo significa stare bene con la testa, e anche il contrario: se stai bene con la testa, alla fine stai anche bene con il corpo, perché mandi degli input positivi e quindi il corpo questo lo sente, lo percepisce. Assolutamente, guarda, proprio questa mattina ho fatto una newsletter che ogni tanto ripubblichiamo per i nostri clienti, per così sulla depressione, no? Che sì, poi alla fine è una malattia tra virgolette del secolo. E in realtà la depressione non è altro che un calo di pressione, no? E siccome la pressione si regolarizza con l'allenamento, e quindi bisogna allenarsi per non cadere in depressione. Brava, perché poi si stimolano cosa? Le endorfine, cosa si stimolano? No, è proprio una questione di quantità di sangue e ossigeno che arriva al cervello. Noi nel nostro cervello abbiamo circa un quinto del sangue corporeo, sì, e quindi quando una persona è stressata, depressa o per tante ragioni magari ha minor capacità da parte del cuore di pompare sangue e ossigeno, è chiaro che il primo che ne soffre è il cervello. E manca quindi l'ossigeno, il nostro corpo ci dà la stanchezza, soffre, l'idea di stanchezza, di depressione, in realtà è solo un fatto fisico. È solo un fatto fisico, caspita, è bella questa spiegazione sulla depressione, in realtà. Sarebbe così facile potersi prendere cura di noi stessi, e tante volte cerchiamo chissà cosa, invece la soluzione è a portata di mano davvero. Allora, Giovanni Diogratias è anche l'inventore di un progetto molto molto interessante, ormai esteso in tutta Italia, forse anche all'estero, credo di sì, perché io ne conosco, sì, uno a Lugano, quindi credo, sì, che poi sei arrivato anche fuori dall'Italia. Benissimo, per questo VIP Center. In realtà qual è il progetto? Accelerare il metabolismo. Spiegacelo. Certo. Ma guarda, è molto più semplice di quello che può sembrare. È un fatto tecnico, noi consumiamo durante il giorno tot di calorie, no? E ne ingeriamo altre. Chiaro. Spesso e volentieri questo rapporto è molto scompensato, no? Sì. Allora, quello che facciamo noi è semplicemente riequilibrare questo rapporto, e quindi aumentare la massa del nostro corpo, che è che consuma più calorie, che poi è la massa magra. E aumentare la massa magra significa togliere quelle calorie in più che ti fanno ingrassare, sì, riequilibrarlo e piano piano ridurle. Per fare questo chiaramente ci sono, il problema ovviamente riguarda l'età, per quelle persone più grandi di età che hanno un metabolismo più lento, sì, perché hanno una minor capacità di rigenerarsi, queste persone chiaramente impiegano qualche tempo in più, i più giovani chiaramente reagiscono anche nel giro di pochissime settimane. Per cui tutto nell'ottica naturalmente della salute. Tutto, quindi aumentare, esatto, come dice una dietista che, sì, che ha fatto, una nutrizionista importante, la dottoressa Mastronardo di Roma, sì, che è anche presidentessa della SPENI, e nella nostra convention con tutti i nostri centri ci ha detto: beh, non dovrebbero chiamarlo dimagrire, perché dimagrire significa perdere massa magra. E questo abbassa il metabolismo, ah, e ci invecchiamo più in fretta. Eh sì. Dovremmo chiamarli centri di disgrassamento. Disgrassamento è fantastico. Ed è quello che facciamo in realtà noi. E quindi insomma provvedete ad accelerare il metabolismo, soprattutto in quelle persone in cui il metabolismo è dormiente proprio, se ne è andato, sì, proprio a farsi un bel pisolino, e ci sono anche tanti giovani che purtroppo hanno un metabolismo rallentato, e per tutte quelle persone âgées, io le chiamo così, le persone un pochino più grandi di età, che chiaramente è dato dall'età il metabolismo più rallentato, e voi accelerate. Fra poco spieghiamo anche come si fa ad accelerare questo metabolismo col VIP Center. Oggi e domani cerca di prenderti cura di te, della tua testa, del tuo corpo, perché è vero che si corre, bisogna lavorare, bisogna arrivare ad obiettivo, mamma mia, fine giornata, la famiglia, i figli, la carriera, però è pur vero che se non ci prendiamo cura di noi stessi a un certo punto c'è il knockout.
giusto? Che uno crolla. Beh, sì, soprattutto dopo le feste, no? Soprattutto dopo le feste. Allora, Giovanni Deogratias è con noi, ideatore del metodo VIP Center. Ne abbiamo uno, anzi è un centro pilota qui a San Benedetto del Tronto e poi è sparso anche in tutta Italia e anche oltre. All'estero dove vi trovate? Siamo in Svizzera, abbiamo 3 centri in Svizzera che lavorano ormai da tanti anni con noi. Sì. E quindi ci piace anche andare all'estero. Eh beh, poi loro sono precisi, lontano. Sono molto svizzeri. Senti, ma trovi più risultati migliori negli svizzeri o negli italiani? Chi è più bravo, più disciplinato a seguire il metodo VIP Center? Come clienti? Beh, in Svizzera mangiano malissimo, quindi sì, eh? Sì. Però ci mandano dei risultati prima e dopo molto interessanti. Mm. È chiaro che dipende sempre molto dalla passione che uno ci mette e dalla passione anche dei tecnici che ci lavorano, perché tu sai che i nostri tecnici, visto che sei anche frequenti il nostro centro, sai che i tecnici istruttori vengono continuamente formati dalla nostra scuola che abbiamo a Bologna. E formati, hanno già una base naturalmente di laurea in scienze motorie piuttosto che esperienza di anni nel settore. E questo è importante perché poi i clienti vanno educati, le persone vanno educate nel loro percorso e questa, tra virgolette, è la cosa più difficile, no? Direi. Perché la vita di oggi non ci aiuta. È troppo frenetica, mi rendo conto. Qual è la cosa più difficile che trovi in un cliente? Cioè il fatto che della sedentarietà, il fatto che mangia fuori per motivi di lavoro magari, oppure il fatto che non sia abituato a mangiare tanta frutta e verdura che sta alla base. Noi abbiamo qui quasi quotidianamente gli amici nutrizionisti che ci vengono a trovare e praticamente il denominatore comune è sempre lo stesso: mangiare frutta e verdura sempre, sempre, sempre. Insomma, qual è lo step più difficile che un cliente tipo non riesce così facilmente a superare? Guarda, è una cosa tecnica che non è poi così complicata. Se parliamo del benessere visto come scusate, come questo è freddo, è freddo. Equilibrio, sì, come equilibrio un po' di raffreddore. Se il benessere è visto come equilibrio, l'equilibrio per avere un buon metabolismo, quindi una buona capacità di rigenerare il nostro corpo, le persone hanno bisogno di avere un equilibrio di acqua dentro e fuori dalle cellule. Sì. Questo in maniera molto semplicistica. Sì, certo. Poi chiaramente di parlare un po' più. Brava, le strumentazioni, Antonella, ci permettono di capire lo stato di idratazione. Perché quando una persona è normo idratata ha un ottimale metabolismo, quindi una ottimale capacità di rigenerarsi e di scambiare naturalmente sostanze, quindi di consumare energia. E quello che noi facciamo è proprio questo: prima di tutto capire insieme alle persone lo stile di vita e non stravolgerlo, perché se tu arriva una persona, vuole, sai, un classico, no? Voglio perdere 10 kg in un mese, sì. Fisiologicamente non è possibile, però ci sono delle persone che perdono tipo anche 20 cm di girovita in un mese, cose incredibili, sì. In realtà sono persone iperidratate che hanno tanta acqua nel loro corpo in eccesso e questo rallenta il metabolismo, quindi non è tanto solo una questione. È chiaro che ogni categoria porta acqua al suo mulino, certo. No? Quindi il nutrizionista parla di frutta e verdura. In realtà, se una persona è iperidratata, deve bere meno acqua e mangiare meno frutta e verdura. Ah, per assurdo. Quindi bisogna prima fare una valutazione e poi capire qual è il suo percorso. È proprio questo. Perché il problema è anche quest'altro: che se mangi troppa frutta e verdura neanche va bene. Cioè, il troppo stroppia in qualsiasi. Sì, perché se sei iperidratato, noi abbiamo una apparecchiatura che si chiama impedenziometria, che ha 20.000 pubblicazioni a livello internazionale, e ci dice con la sua valutazione se sei iperidratato. Vedi, quindi bisogna farsi valutare. Sì, a volte è più importante reidratarsi, quindi diciamo così, riequilibrare l'acqua corporea dentro e fuori dalla cellula, piuttosto che ridurre la quantità di cibo. Va bene, va bene. Bisogna insomma capire qual è il nostro percorso. Metodo VIP Center, un metodo ideato da te, io sono Lusingata che mi sei venuta a trovare, grazie Giovanni. Mancherebbe. VIP Center in via Giovanni Scafa, a Porto d'Ascoli, al Centro Forum, quindi. Perfetto, è difficile sbagliarsi. No, bellissimo trovare la formula giusta per ritrovare se stessi, perché poi il rapporto con gli altri migliora, anche perché insomma quando stai bene di testa, stai bene di corpo. Sì, puoi essere, tu lo sai, avere nel centro anche la possibilità di fare le coccole, massaggi, bisogna prendere le persone a 360 gradi, non è più solo dimagrire. Ricordi che la dieta, questo lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, fare dieta uguale stress,
almeno dal nostro punto di vista come filosofia di azienda, perché nel momento che io devo stare dentro certi limiti, il mio corpo si stressa, e se si stressa il tuo corpo reagisce male e riduce la sua capacità, come dicevo, il suo metabolismo. Anche perché il corpo è molto dispettoso, quindi sì, assolutamente. È una macchina perfetta, ma che sa il fatto suo. Sì, bisogna stimolarlo in diversi modi, come facciamo noi. È vero. Anche oggi facciamo un corso di gruppo, per esempio, si chiama circuit training, che è una cosa che magari di solito uno fa nelle palestre, invece anche all'interno del nostro centro facciamo queste cose che permettono non solo di aumentare il metabolismo e quindi aumentare la massa magra, ma anche di togliere dalla mente il senso di tante volte di inadeguatezza, di solitudine. E attiva anche quel meccanismo di gruppo, di entusiasmo che fa parte e di condivisione. Perfetto, che tutti quanti abbiamo provato da bambini, no? È vero, all'asilo poi tutto il resto. Veramente, andate a capire come si può accelerare il metabolismo, perché c'è un mondo intorno veramente da scoprire. Grazie Giovanni Deogratias, io voglio ringraziare e salutare anche tutto lo staff e Laura in primis, va bene? Ok, ci ringrazio, vi porterò. Salutiamo gli amici del VIP Center.